Sindaco, perché il voto negativo al piano presentato dal manager Shell? Ma ci vorrebbero un paio d'ore per spiegare ai cittadini perché io e il sindaco di Vasto abbiamo votato contro, in primis perché la giunta regionale ha deliberato un taglio di 15 milioni di euro sul bilancio della ASL Lanciano Vasto Chieti e questa somma viene recuperata, e questa è la definizione del bilancio per quanto riguarda questa compensazione di 15 milioni, togliendo 7 milioni di euro a beni e servizi, a prodotti farmaceutici ed emoderivati, dalle prestazioni del privato, quindi un bilancio in cui si tolgono alcuni presidi che sicuramente poi non riusciranno a far quadrare questo bilancio, perché come si fa a togliere 7 milioni di euro così, immaginare di togliere? E quindi questa è una prima grande motivazione per cui abbiamo votato contro. Poi c'è il discorso degli ospedali, sul piano strategico non esiste una parola sulla rete ospedaliera, cioè che fine fanno gli ospedali nuovi che si devono costruire? Noi abbiamo fatto anche un progetto preliminare di Lanciano e Vasto. E qua c'è un silenzio assordante della regione. E anche del direttore generale che non sa rispondere perché non ha indicazioni dalla regione. Ecco, la regione Abruzzo dicesse chiaramente, la giunta Marsilio, che cosa vuole fare di questo progetto dei due ospedali nuovi che sono ovviamente in programma da diversi anni. La giunta di centro-sinistra aveva individuato questa soluzione. In più, un'altra cosa gravissima, il tentativo di smantellare il servizio di emergenza-urgenza, quindi 118 con ambulanze medicalizzate, che è stato un'eccellenza in questi anni, che ha dato tranquillità alle aree interne, ai sindaci che ieri sono venuti anche a protestare a Chieti dopo, la nostra riunione. E che avevano trovato nell'organizzazione fatta da Silvio Paolucci della giunta D'Alfonso un equilibrio e un servizio adeguato e direi anche eccellente. Ora c'è un tentativo di smantellare questa organizzazione con altre soluzioni, noi l'abbiamo bloccata, abbiamo detto che adesso deve continuare tutto così, tutti i progetti che il manager vorrà presentare dovranno passare per i sindaci dei territori coinvolti. E io mi sono offerto come presidente della provincia di ospitare questa assemblea una volta che sarà presentato il progetto nell'aula consiliare a Chieti della provincia. Questi sono gli elementi fondamentali, quindi un bilancio fatto di tagli e con tagli soprattutto a dei servizi. Una rete ospedaliera che non esiste più e quindi non so che cosa vorranno fare e vogliamo la risposta. La rete emergenza-urgenza che è un presidio fondamentale per le aree interne. Immaginiamo un paziente che ha una patologia tempo-dipendente in un comune dell'Alto Vasteso, dell'Alto Sangro, che ha la fortuna oggi di avere un medico con l'ambulanza attrezzata che arriva in 20 minuti. Poi arriverà l'ambulanza, un'ambulanza India, così si chiama, India, cioè con un infermiere, e quindi avrà il primo intervento medico dopo un'ora, un'ora e mezzo. Questa è una cosa assurda, improponibile, su cui noi combatteremo veramente con tutte le nostre forze. Su questo servizio non si può lesinare, non possiamo giustificarlo anche con un risparmio che può essere, sensibile. Sulla salute non si risparmia. Si può risparmiare su altre scelte e noi in questo possiamo collaborare, ma questo progetto e questa, prospettiva ci preoccupa e quindi pensiamo che il centrodestra con il presidente Marsilio debba fare una chiara riflessione su quello che sta succedendo.